Quindi vedete, è come un altro. Ma mi sei detto mio fratello, mamma, sono entrato nell'SS. Io ragazzo sarei andato dietro a mio fratello. Non so quando avrei. E poi siamo in un mare tempestoso. Non è vero? Ci vuole la bussola. Un'altra volta con uno di questi cinque cardinali mi dice, preghi, certo che prego. Quando voi superiori mi bagnate delle zuppe, se non mi rivolgo al padre. Ah sì? Prego, come? Ah, a proposito, c'ho una preghiera, Eminenza. Se mi danno una osta, la divulgo. Io la divulgo lo stesso, ma insomma, un po' di scena. Qual è? La Costituzione, i primi 12 articoli della Costituzione italiana. Vi rendete conto? Sul mare tempesta, la bussola. Se non c'è la bussola, il dottor Grasso, procuratore generale antimafia, sesta l'estate scorsa, oh dottor, queste mafie, cosa facciamo? Lui, papà, Don Gallo, basterebbe applicare la Costituzione repubblicana. E allora del 95, vede che i profeti ci sono, un vecchio monaco, santo, ammalato, arriva da un eremo sul Monte Sole, Dossetti, padre Giuseppe Dossetti, che da giovane professorino era padre costituente. La costituente nasce subito, sono eletti 536 deputati, finalmente vedete lì le donne, finalmente vanno a votare le donne. Prima parte il regime fascista, no? Ma anche prima, nella mezza democrazia, imitata dei Savoia, le donne non votavano. E allora, 4 mesi e mezzo di discussione, esce la Costituzione, dicembre del 47, 530 presenti, il 90% dicono sì. Quella era l'unità. A Genova abbiamo 3 candidati sindaci, 3 tutti comunisti. Come si fa divisi così? Parlo dei comunisti, immaginatevi gli altri. Quante tribù alla Costituente. Matrice comunista. Matrice socialista. Matrice cattolica. Matrice liberale. Matrice repubblicana. Matrice del Partito d'Azione. Matrice monarchica, tutte unite, perché l'obiettivo era il bene comune. E la Costituzione finalmente sanciva l'unità d'Italia. A volte piango quando sento quelli della Lega là. Mio papà si ricorda i suoi compagni al fronte, sul monte, Grappa, Pasubio, Meridionale, Sardo. Nella seconda guerra mondiale, quanti? La maggioranza della marina era meridionale. Ma vi rendete conto? Questo è il punto centrale. E allora mi dice Grasso, basta applicare la Costituzione. Pensa a un vecchio prete ormai monaco, gira l'Italia del 95, tant'è vero che muore nel 96. Giuseppe, io lo incontro a Genova, conoscevo, tanto era nato a Genova, poi la famiglia. Giro l'Italia perché le donne e gli uomini ricostituiscono i comitati in difesa della Costituzione. Non ha manco ascoltato un partito comunista. Immaginatevi gli altri. E quando hanno fatto la legge elettorale vigente, in 4-5, all'Hotel Tremonti, uscendo Calderoli, non l'ho detto io, che bella legge! Una porcata, ha detto lui, e noi siamo stati tutti zitti, e tutti gli altri, una legge proprio non democratica. I partiti mettono 1, 2, 3, 4, chiunque va a votare, i primi voti vanno al primo, ma finito se fa il secondo, e i partiti vanno a eleggere chi vogliono loro.
Questa è la legge vigente e sono ancora lì a discutere. E allora se non si tira sulla testa? E allora vedete, voglio dare anche per i cattolici, vedo che sto ringraziando Don Fabio che mi è vicino. Sono abituato in genere, quando leggo un documento, di citare subito il titolo. E gli autori o l'autore. Anni e anni fa, sarà 10-15 anni fa, mi trovo in un posto, piglio il libretto come ero. Bisogna inoltre esaminare seriamente le situazioni degli emarginati, che il nostro sistema di vita ignora, persino coltiva, dagli anziani handicappati, tossicodipendenti, dimessi nelle case, ospedali, psichiatri, migranti. Perché crescerà ancora la folla dei nuovi poveri? Perché ad un'emarginazione clamorosa risponde così poco la società attuale? Con gli ultimi, con gli emarginati, potremo tutti recuperare un genere diverso di vita. Demoliremo innanzitutto gli idoli che ci siamo costruiti: denaro, potere, consumo, spreco, tendenza a vivere al di sopra delle nostre possibilità. Riscopriremo il valore del bene comune, della tolleranza, della solidarietà, della giustizia sociale. C'era un prete, si alza, dato la mia cattiva fama. Basta prete comunista! Ho alzato le braccia. E mi faceva tenerezza. Gli ho detto, caro confratello, mi dispiace che non ho letto il titolo e gli autori. Titolo: La Chiesa italiana e le prospettive del paese. Il titolo già azzeccato, non La Chiesa italiana e i fatti suoi, i cristiani che camminano insieme agli altri per il rispetto dei diritti di tutti. Tutti, la salute, la scuola, l'ambiente. Autori, questo prete rosso, documento del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana. Non è finita, gli ho detto. Roma era l'ottavo centenario della nascita di San Francesco. Roma, 23 ottobre 1981. L'abbiamo letto nella parrocchia? L'abbiamo letto? Allora vi accorgete che c'è bisogno. E allora c'è un punto, due regali alla fine. Dopo secoli e secoli, a prima vi dico un altro, è troppo importante. Forse era Tetamanza. Io con Tetamanza avevo un buon rapporto. Mi dice, ce l'avrai bene un teologo. Un teologo, tu fai riferimento, ti verifichi, e ce l'ho, sì, un teologo eminente. Come faccio? Io sono ignorante. Oh, bravo! Chi è il tuo teologo proprio? Paolo Rossi. Ma come, il comico? Ma sei esagerato. No, eminente, ascolta, gliela porto domani se la vuoi. Paolo Rossi, 6 anni fa, più, mi ha regalato una maglietta nera, capito, con delle scritte. Arriva un camerino, vieni qui, gamba, è proprio un mio fratello Paolo. E allora, guarda che c'è scritto qua. Dio c'è. Vai dal cardinale, pensa che bella figura. Eminenza, Dio c'è. E il cardinale da me non gallo ancora credente. Poi attento a passare. Tento l'altra scritta, punta il dito sulla scritta e poi subito sul cardinale. Allora, Eminenza, Dio c'è. Vede? Poi, ma non sei tu? E va avanti. E allora? E va avanti. Eminenza, si rassegni. Nel 1965, dopo secoli e secoli, che avevano i Vangeli, tutto, fino a qualche poco tempo prima, scomunicavano di brutto.
di brutto. Tra l'altro il Papa usato che guarda che si svegliano i teologi, bisogna salvare la Chiesa, siamo noi, i preti, voi, guardate che, ma come il nostro Benedetto, io potessi, lo direi, adesso lo dirò alla televisione, io mi ricordo quando ero a una settimana dalla beatificazione di Voltia, ero dalla Bignana, oh Don Carlo ci va alla beatificazione di Paolo VI, no! 20 giorni dopo dalla Dardini di nuovo, c'è andato alla preghiera? No! Primo, come mai il mio vescovo grande padre, Monsignor Romero del Sabato, dopo oltre 30 anni non ha manco fatto venerare? Non è io prima lui, poi vedremo!